Voi sapete che accanto alla nostra parrocchia, a due passi si può dire, c'è una chiesa dello stile arabo-normanno, coeva, stesso periodo, della Maggiore della Cattedrale e di altre chiese importanti di Palermo, che si chiama San Giovanni dei Lebbrosi. Perché si chiama così? Perché forse non tutti sanno che dietro la chiesa c'è ancora, non restaurato, come purtroppo tante cose a Palermo, l'antico lebbrosario, cioè un ospedale adatto per i lebbrosi, il che significa che nel periodo del Medioevo, quando è stata costruita la chiesa, siamo alla fine del 1100, a Palermo c'erano dei lebbrosi, gente con delle malattie gravi, infettive anche, anche se la lebbra non tutti i medici sono d'accordo che sia infettiva. Ma forse ricorderanno i meno giovani che dove attualmente c'è quello splendido monumento che è lo Spasimo, c'era una chiesa grande, adesso è scoperchiata, ma era una chiesa, che era la chiesa di Santa Maria dello Spasimo. E fino a quando io ero ragazzino in seminario, funzionava quell'ospedale. Ricordo che una volta per andare a una mia parente, ed era un lazzaretto, parliamoci chiaro, era una desolazione. Ero stato in altri ospedali, appena sono entrato lì e ho visto l'andamento, la gestione, lo stato dei malati e così via di seguito, me ne sono tornato quanto mai traumatizzato. Questo per avere l'idea un po' di come funzionavano una volta gli ospedali. D'altra parte, al di là di polemiche o altro, non vi dimenticate che la Chiesa è stata nel passato l'unica istituzione che gestiva ospedali. Chi conosce le vite eroiche di alcuni santi che si occuparono di malati, cito per esempio San Gerolamo Emiliani, di cui si è celebrata la festa qualche giorno fa, c'è ancora un bellissimo istituto nell'Italia del Nord, mi pare a Verona, se la memoria non mi tradisce, e San Giovanni di Dio, fondatore dei Fate Bene Fratelli che adesso gestiscono il Bucchiere e la Ferla, San Camillo dell'Ellis, fondatore dei Camilliani che adesso sono a Palermo in via Macheda, poi ancora San Vincenzo dei Paoli. Non so se qualcuno di voi ha visto qualche film riguardante San Vincenzo dei Paoli. Gli ospedali di quel tempo erano quelli che erano. Il giorno d'oggi ci lamentiamo e abbiamo ragione di vedere a volte dei malati messi in una barella in un corridoio, magari accuditi, serviti, però non è una cosa che giustamente fa onore alla sanità italiana. Ma a quel tempo, figuratevi, c'erano dei malati che venivano stesi per terra, completamente o quasi per terra, che aspettavano che chi
stava morendo nel letto vicino, morisse in modo da andare a occupare quel letto. Figuratevi in che termini stava il discorso. Questo è quello che vediamo nei film o leggiamo nei libri. Però pensate voi quello che significava 50 anni fa. Adesso, grazie a Dio, tra l'azione benefica dei missionari e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero dei lebbrosi nel mondo è crollato. Quando io ero in seminario, Raoul Follero, che fece per 40 anni la spola tra l'Europa, dove raccoglieva fondi, l'Asia, l'Africa, Raoul Follero mandò una lettera allora presidente degli Stati Uniti Eisenhower per chiedere due aerei di guerra che allora costavano, figuratevi, 1 miliardo ciascuno. Mi serviranno, diceva Raoul Follero, un grande giornalista, un grande scrittore, mi serviranno per curare i lebbrosi che ci sono nel mondo, 15 milioni, allora erano 15, ci siamo. Non gli risposero né il presidente degli Stati Uniti e neanche quello della Russia, che allora era Khrushchev. Durarono per decenni, da 10 a 15 milioni. Con mio stupore, ieri sera, controllando su internet per sapere che numero di lebbrosi c'è nel mondo, ho scoperto che adesso sono poco più di 200.000. Arrivano neanche a 1 milione. Che è una conquista della scienza, della beneficenza, del filantropismo, della carità, diciamo quello che vogliamo. Ho preso pure qualche appunto. Nel mondo ci sono 648 ospedali per lebbrosi, 648, di cui 229 in Africa, 72 in America, 322 in Asia, 21 in Europa, non lo sappiamo, a Palermo grazie a Dio non ce ne sono, però si vede che ci sono zone d'Europa dove la depressione economica e la mancanza di, diciamo, di igiene portano anche a un ambiente tale da provocare anche la malattia della lebbra, e 4 in Oceania. I lebbrosi in tutto il mondo sono 211.000 circa. E sono cifre evidentemente che fanno pensare. Una riflessione di carattere generale e poi qualche altra riflessione che può interessare, diciamo, il fenomeno lebbra. La Bibbia parla di lebbra. Libro del Levitico, poi il Vangelo che ci mostra Gesù che guarisce con una sola parola un lebbroso. La vera lebbra, noi lo sappiamo, è il peccato. Diceva San Giovanni Battista Vianney, il santo curato d'Arse, se noi potessimo vedere il nostro cuore quando siamo in peccato mortale, ci spaventeremmo. Perché lui non l'ha detto, perché al suo tempo non lo poteva dire, perché siamo come un corpo in metastasi. Lui portava un paragone un po', come dire, alla contadina. Siamo come una zucca infestata da vermi. Noi come cristiani
sottovalutiamo la pesantezza e la gravità del peccato. Non ci pensiamo. Pecchiamo e continuiamo a peccare con una superficialità enorme. Poi le conseguenze non sempre si vedono, non sempre si vedono subito. E i più grandi ecologisti ci fanno presente che la situazione nella quale ci troviamo nel mondo in questo momento è al limite. La pandemia e tutto il resto, come vedete, ci sono, diciamo così, quelle che sono venute successivamente, quella brasiliana, quella inglese, quella sudafricana e così via di seguito. Non so se qualcuno me l'ha sentito dire, diciamo, quando nel marzo dello scorso anno cominciò questa pandemia. Ho detto, finirà questa e ne comincerà un'altra. Finirà l'altra e ne comincerà un'altra ancora. Fino a quando non ci convertiremo, non capiremo che il mondo deve cambiare rotta, noi passeremo di pandemia in pandemia. Direte voi una previsione catastrofica, una previsione realistica. Quello che sto dicendo io lo dicono i più grandi scienziati, i più grandi antropologi che esistono. Non è quella che sto facendo in questo momento una riflessione di tipo sociologico o sanitario. Desidero che ci sia nel vostro cuore, e fatevene propagandisti ed evangelizzatori, che ci sia la coscienza ferma di una correlazione. La parola correlazione non è difficile capire che significa. C'è una relazione dall'una e dall'altra parte tra il male che facciamo, male morale. Per alcuni versi lo capiamo, per altri versi non lo capiamo, per altri versi facciamo finta di non capirlo. Tra il male morale che facciamo e naturalmente il male fisico, il male sanitario, il male che riguarda, diciamo così, la salute del corpo. Il corpo e l'anima non sono, come diceva qualche antico filosofo, moderno anche in parte, due sfere separate, unite attraverso un piccolo, diciamo così, diceva, come si chiama, Cartesio, che il corpo e l'anima sono unite con la ghiandola pineale. Cartesio è uno dei più grandi scienziati e filosofi, ma in questo, diciamo così, evidentemente ha un po', diciamo, sbagliato. E il corpo e l'anima sono una, diceva un filosofo non cristiano, prima di Cristo, Aristotele, una entelechia, cioè un composto. Vediamo se riesco a farmi capire meglio. Avete presente l'idrogeno e l'ossigeno? L'acqua da che cosa è composta? L'idrogeno e l'ossigeno. Però non sono separabili né separati, sono un composto. Così il corpo e l'anima sono miscelati, sono insieme. Tutto ciò che noi facciamo al nostro corpo si ritorce sull'anima e tutto quello che facciamo nell'anima. Peccato, il male, le tendenze cattive, le fornicazioni, le ruberie, le disonestà, le violenze soprattutto, si ripercuotono anche sul corpo. Quindi c'è una correlazione profonda. Perciò quando l'umanità comprenderà che ci siamo
che c'è una correlazione di questo genere e che il peccato porta la malasanità, porta la mancanza di salute, porta le malattie. Non pensiate che sia esagerato quando vi dico che quando gli uomini non peccheranno più, scompariranno le malattie. Lo dice il profeta Isaia, scomparirà la morte da questa terra e non ci sarà più né pianto, né lacrime, né dolore, perché ci sarà un banchetto per tutti i popoli preparato dal Signore. Quindi che questa convinzione sia una convinzione ferma nostra. La confessione esiste ancora, il pentimento dei peccati esiste ancora, la possibilità di ritornare a Dio esiste ancora. E più tempo passa, e peggio è, e quando ci convertiamo in maniera completa al Signore è sempre già troppo tardi.